Una delle maggiori difficoltà che incontriamo quando si parla di tutela legale è quella di riuscire a trasmettere al cliente l'entità del danno economico che potrebbe derivare nel momento in cui si dovesse ricorrere all'assistenza di un legale. Tale aspetto spesso non viene debitamente considerato dalle aziende, specie per quanto riguarda la responsabilità penale. Oltre quindi a sottovalutare il fatto che la responsabilità penale altro non è che un'eventuale ulteriore conseguenza di un danno involontario, volontario cagionato a terzi e quindi gestito dalla polizza di responsabilità civile solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto risarcitorio, le aziende spesso sottostimano l'entità economica di un'adeguata difesa. Eppure i dati non supportano questo tipo di approccio. Anno orribile è stato definito il 2016 a causa dell'andamento degli infortuni sul lavoro. Dal 2008 ad oggi il numero di infortuni sul lavoro è cresciuto in misura esponenziale, attestandosi sui 600.000 casi circa dello scorso anno. Di gran lunga inferiori, ma non meno agghiaccianti, sono i dati relativi alle morti sul lavoro, che sono circa 1.400 nel 2016 se si considera anche gli infortuni in itinere. A pagare il prezzo più salato è il settore agricolo, con il 31% di morti e infortuni sul lavoro nello scorso anno, di cui il 65% derivante dall'utilizzo del trattore. Seguono l'edilizia con il 19%, gli autotrasporti e l'industria. Vediamo ora insieme quanto potrebbe costare un procedimento penale per un infortunio sul lavoro o la morte di un lavoratore. Nel primo caso esaminiamo un procedimento penale che ha visto indagato il legale rappresentante di un'azienda nostra cliente per il reato previsto e punito dall'articolo 590 del codice penale che riguarda appunto l'infortunio sul lavoro. Abbiamo quindi una prima fattura di acconto dell'importo di 3.120 euro, una seconda fattura ad integrazione da 8.970 euro e una terza fattura a saldo da 7.800 euro per complessivi 19.890 euro. Maggiore è l'esposizione economica dell'azienda nel caso in cui il reato contestato sia quello previsto e punito dall'articolo 589 del codice penale. Abbiamo anche in questo caso una prima fattura di acconto da 31.297,50 euro. Una seconda fattura di integrazione da 20.638,80 euro, una terza fattura a saldo da 16.204,50 euro e un conto finale di 68.140 euro per quanto riguarda le spese legali e 12.936 per quanto riguarda le spese peritali. Obiettivo di questo nostro excursus è quello di consentirvi una condivisione con i vostri clienti del plus rappresentato da una polizza di tutela legale.